Bene, allora oggi vi presenterò, vi proporrò una serie di libri per la mia iniziativa dei libri viaggiatori, cioè per chi si fosse perso i video precedenti, praticamente di tanto in tanto regalo libri a chi li vuole, cioè basta che appunto mi lasciate sotto o comunque mi contattate in privato, mi lasciate il vostro indirizzo e io vi mando per posta raccomandata un libro. E non mi dovete assolutamente niente, quindi né le spese di spedizione, che comunque sono tipo 4 euro, quindi non è praticamente niente, voglio dire, né tantomeno il costo del libro, perché non, cioè la mia iniziativa nasce proprio con l'idea di abbattere le logiche classiste che ci stanno dietro, quindi anche le logiche consumiste, che vogliono ridurre i libri a una questione di soldi. Quindi l'idea è proprio quella di regalare i libri a chi vuole riceverli, a chi ha il desiderio di leggere, magari appunto sono libri che avreste voluto sempre leggere, magari non avete trovato, oppure magari sono libri che vi hanno incuriosito. Spesso propongo anche libri che comunque ho recensito, quindi a me fa piacere regalarli. Quindi ripeto che non mi dovete assolutamente niente, né la spesa di spedizione che resta tutta a mio carico, né il costo del libro, che comunque sono libri che ho ottenuto o per pochi euro alle bancarelle dell'usato, comunque sono libri che ho avuto gratuitamente, quindi non ho intenzione di farli pagare, quindi è tutto gratuito. Allora, dei video precedenti sono rimasti i libri di religione, che non li ha praticamente voluti nessuno, i libri di teologia, vabbè, non li ha voluti nessuno, sono ancora lì. Poi magari sotto vi metterò i video precedenti, così se qualcuno ci ripensasse. I libri che ho presentato l'altra volta sono ancora tutti lì. È rimasto anche il Vangelo di Maria Maddalena, che non l'ha praticamente voluto nessuno. Vabbè. Ecco, sono rimasti quelli principalmente. Adesso vi farò vedere quelli nuovi, cioè quindi quelli facciamo del mese di agosto, che vi metto a disposizione e che sono contenta di regalarli se qualcuno li volesse ricevere. Allora, partiamo, anzi, il più bello ve lo faccio vedere alla fine. Partiamo da quelli, cioè, ecco, dai primi. Allora, vediamo magari di suddividerli per generi. Allora, direi di partire da quello, diciamo, di analisi esegetica. Ho questo, è una copia in più in realtà perché ne ho due, in realtà avevo tutta la serie. Questo l'ho avuto in realtà gratuitamente. Quando ci sono state delle bancarelle, gli invenduti praticamente me li hanno lasciati a me, perché me li sono portata a casa, ovviamente, diciamo, cioè aiutando a svuotare il magazzino, diciamo così, quindi in realtà me li hanno praticamente lasciati gratuiti, quindi questo qua ce l'ho doppio. Come libro è scritto bene, diciamo subito che non è un libro che contiene misoginia o cose del genere, è scritto bene, ve lo consiglio, anche se comunque non siete credenti. Perché comunque è giusto, anche se non, almeno per come la vedo io, anche se non si è credenti, è comunque giusto avere una conoscenza delle religioni per poter parlarne, ecco, per poterne parlare, anche per poterle criticare a ragion veduta. Io credo che sia assolutamente necessario e fondamentale leggere libri, quindi anche se non siete credenti, però volete farvi appunto un'idea su come i cattolici vedono il Natale, o comunque anche su diciamo, i simbolismi natalizi, questi più che altro sono dei commenti comunque alle vicende evangeliche. Però è un libro molto interessante perché in realtà non si limita solo a fare comunque uno sterile copia e incolla dei concetti, ma comunque qui e lì ci sono anche delle considerazioni relative per dire al nostro tempo, quindi comunque può essere un libro interessante. È comunque un libro che consiglio, ripeto, se siete cristiani cattolici, penso che questo libro vi piacerà. Poi ovviamente io in realtà, se me lo richiedete nel pacco, ve ne metto anche un'altra sorpresa, quindi sono fatta così, nel senso non è che vi regalo solo questo libro, ve ne metto anche sicuramente un'altra sorpresa, sempre sullo stesso tema. Quindi se siete cristiani, comunque magari siete interessati allo studio del cristianesimo, in questo caso relativamente comunque al simbolismo natalizio, questo è comunque un libro che io vi metto a disposizione. Allora, poi andando avanti,
Sempre a tematica esegetica, quindi comunque parliamo in questo caso di analisi all'Antico, soprattutto all'Antico Testamento, però ovviamente con un confronto con le altre religioni e anche con, diciamo, dei concetti esoterici, c'è questo che potrebbe interessare. Probabilmente questo libro è pensato comunque per il target di lettori che comunque segue un po' quei libri per dire alla Bivino, ecco, mi pare che si chiami così quell'autore che faceva tutti i collegamenti tra UFO e Antico Testamento. Qui più che altro è un libro dedicato all'arca, che è un po' questo simbolo, diciamo, era questo simbolo particolare, questa specie di cassa di legno, rivestita d'oro. Ci sono comunque anche dei collegamenti con le altre religioni, c'è anche qualcosa relativo al culto della dea, molto in sintesi comunque. Penso che appunto potrebbe interessarvi se comunque vi piacciono un po' questi libri che parlano di misteri legati alla Bibbia. Quindi se già vi sono piaciuti comunque i libri, appunto come dicevo, cioè ad esempio per dire qua l'autore appunto fa dimostra che i cherubini sull'arca in realtà sono appunto, diciamo, copiati o comunque ispirati dalla mitologia egizia. Vedete qua il Gileadata, vedete i cherubini sull'arca. Ovviamente l'autore dimostra, diciamo, che il simbolismo biblico ovviamente è preso anche da altre cose, come vedete. Quindi potrebbe essere comunque un libro interessante per chi è appassionato di, diciamo, un po' queste cose misteriose legate all'Antico Testamento, in confronto però ovviamente anche con altre culture o comunque anche con altri concetti esoterici. Addirittura poi qui lui parla anche del Graal, quindi come vedete c'è dentro un po' di tutto. Allora, io l'ho letto, devo dire che è un libro molto prolisso, nel senso che non è per niente in sintesi, anzi è molto prolisso, ci sono addirittura delle cose che poi l'autore, per dire, ha analizzato anche da un punto di vista di chimica addirittura, ci sono proprio delle analisi chimiche. Io l'ho trovato molto prolisso. Allora, è scritto bene ed è completo. Però vabbè, l'ho trovato molto, molto prolisso e devo dire che a me piacciono molto di più i libri sulla Wicca, quindi non tanto i libri comunque dedicati a queste cose del simbolismo biblico, perché vabbè, non è il mio genere di argomenti, nel senso io comunque l'esegesi la studio, però la studio da un punto di vista diciamo, di commenti non tanto esoterici. Questo è comunque un libro che mette dentro varie cose, ecco, fa comunque questo parallelismo per dire tra l'Egitto, comunque altre culture e il simbolismo biblico, quindi. Comunque, se siete interessati, questo libro ve lo metto a disposizione. Vediamo magari di farvi vedere qualcos'altro, ma penso di avervi già dato un po' l'idea di che cosa si trova, di che cosa si trova in questo libro. Ecco, magari se vi piace anche la massoneria, insomma, se vi piace per dire anche la teosofia, sono un po' gli argomenti, ecco, per dire questo ad esempio è un simbolo, è una loggia massonica, come vedete, che ha proprio questi simboli legati all'arca biblica, vedete i due cherubini. Quindi se vi piacciono quel genere di argomenti, io ve lo metto a disposizione come libro. Va bene, allora, poi per quanto riguarda l'horror, visto che oggi sono andata alle bancarelle, ho comprato libri per voi, devo essere sincera, io ho preso questo, Lovecraft, che avevo già recensito più di una volta, questo è uno dei suoi libri più famosi, io già ce l'ho, nella stessa identica edizione, l'ho comprato proprio per, diciamo, per regalarlo ai miei follower, se qualcuno fosse interessato, questo è sicuramente uno dei libri più famosi di Lovecraft. Comunque dei romanzi più famosi di Lovecraft. Se vi piace, cioè se volete, se, ecco, se non avete mai letto Lovecraft, o magari l'avete già letto, però questo vi manca in questa edizione, io ve lo regalo, quindi come vedete, diciamo conservato abbastanza bene. Ok, poi
Allora, a tema rosa, però molto, diciamo, anacronistico, ho di nuovo un Delli, che in realtà ne avevo anche altri, però visto che comunque la gente non me li ha richiesti, comunque, se qualcuno interessasse, magari per completare la collezione, questo ha più un approccio quasi giallo, nel senso che comunque si apre con un omicidio, c'è un po' questo intrigo, quindi magari rispetto ad altri romanzi di Delli che erano molto più caramellosi. Questo è un pochino più improntato sul giallo. Ovviamente non stiamo parlando di un romanzo, diciamo, nostro attuale, perché comunque è un romanzo che è anacronistico, cioè sia per il linguaggio che anche per la narrazione, i comportamenti dei personaggi. Ovviamente è un romanzo datato, cioè è anacronistico. Però se qualcuno volesse comunque farsi un'idea della narrativa dei Delli o comunque cercasse qualcosa, dei Delli, volesse avere qualcosa, questa comunque è un'edizione penso dei primi anni 20, se ricordo bene, comunque sono le prime edizioni Salani, sì, penso che più o meno sia degli anni 20 o 30, o comunque 40, se interessa, è qui. Io comunque di Delli ho deciso che non li tengo tutti, cioè ne ho talmente tanti che ho deciso che mi tengo solo quelli che mi sono piaciuti di più. Poi, ecco, poi ovviamente sotto poi vi metterò anche un'analisi a Delli, nel senso anche al discorso del romanzo rosa, della storia del romanzo rosa, vi metterò poi sotto ovviamente tutta un'analisi, così almeno uno si la legge e poi si fa un'idea di appunto di che cosa sia il romanzo rosa, perlomeno il romanzo rosa degli inizi. Poi, per i classici dell'infanzia, ho preso Pinocchio. Allora, io Pinocchio già ce l'ho in un'altra edizione, questa è un'edizione carina, come vedete, è veramente nuovissima. Pinocchio viene appunto giudicato un romanzo per l'infanzia, però in realtà non è un romanzo per l'infanzia, è un romanzo piuttosto iniziatico, con dietro anche un simbolismo esoterico, abbastanza complesso. Poi magari sotto vi metterò un'analisi, diciamo, al simbolismo di Pinocchio, al simbolismo esoterico di Pinocchio, perché comunque non è un, cioè, viene venduto come romanzo per l'infanzia, comunque il 90% delle persone pensa che sia scritto per i bambini. In realtà non è proprio, anche nelle intenzioni dell'autore, non era proprio solo un romanzo per bambini. Io avevo già fatto una recensione a Pinocchio, avevo appunto parlato anche del simbolismo di Iside, della dea Iside, che ovviamente è nascosta dietro le sembianze della fata turchina. Avevo parlato anche del simbolismo con la carta dei tarocchi, dell'appeso. Magari sotto poi vi metterò il vecchio video che avevo fatto dedicato a Pinocchio, vi metto sotto anche gli altri video che ho fatto dedicati alle illustrazioni d'epoca di Pinocchio. Quindi questo, anche questo è molto consigliato, se lo volete avere, basta chiedere, ve lo regalo volentieri. Ok, adesso mi sono tenuta per l'ultimo il libro che, ecco, per me è molto più che un libro, ovviamente, però, nel senso, quando l'ho visto l'ho proprio comprato, perché in realtà io già ce l'ho in due edizioni diverse e una anche in edizione, diciamo, di lusso col cofanetto. Sto parlando di Fosca del mio adorato Tarchetti, che adesso vi faccio anche vedere in fotografia. Ovviamente, vabbè, chi mi conosce sa che io sono totalmente innamorata di Tarchetti, nel senso che, cioè, sono innamorata e basta di Tarchetti, quindi se potessi resuscitarlo, ovviamente potessi passare, diciamo, un giorno con lui, gli dimostrerei appunto di persona quanto lo amo, ma da anni, perché in realtà io mi sono innamorata di lui e più o meno avevo 14 anni, quindi adesso ne ho 37 e diciamo che su Tarchetti ho fatto uscire parecchio, da un punto di vista di commenti o comunque di, diciamo, di ogni volta che ho citato il libro, avevo poi fatto uscire anche per dire un confronto tra Tarchetti e altri autori relativi proprio alla bellezza femminile che compariva nel suo romanzo, o meglio, più che bellezza intesa anche in senso come tormento, ecco, questa bellezza tormentata della protagonista Fosca. Avevo peraltro già fatto anche una recensione e quando appunto l'ho visto oggi alle bancarelle mi sono detta: questo me lo compro non per tenerlo per me, perché io già ce l'ho, eppure in un'edizione di lusso.
ma lo compro da mettere a disposizione dei miei followers, così finalmente se qualcuno, ecco, le persone che comunque avevano visto quella recensione magari potevano essere state incuriosite, se appunto volessero leggerlo, è qui. Quindi questo ovviamente è super mega consigliato e poi vabbè, mi piace anche, diciamo, ecco, spero di poterlo regalare a qualcuno che qualcuno lo voglia leggere, perché appunto l'idea comunque di regalare Tarchetti e sapere che una persona riceve il libro di Tarchetti e poi penserà sempre che quel libro di Tarchetti gliel'ha regalato Lunario, quindi c'è un associare il nome di Lunaria al nome di Tarchetti. Devo dire che per me, da un punto di vista di bibliomania sentimentale, diciamo così, insomma, ha la sua soddisfazione, quindi io spero appunto che qualcuno me lo richieda, come libro, proprio perché così almeno è una cosa che io faccio, che comunque il mio nome viene collegato ovviamente al nome di Tarchetti. Ovviamente io sono contenta così, cioè mi ritengo, diciamo, soddisfatta così di sapere che poi la gente mi associerà inevitabilmente al mio adorato Tarchetti, che chissà, magari se tornasse in vita si innamorerebbe anche di Lunaria per tutto quello che Lunaria ha fatto per lui. Va bene, allora sotto vi metto tutti gli approfondimenti, fatemi sapere un po' se li volete ripeto che questi libri sono assolutamente regalati, non mi dovete neanche un centesimo, poi magari ecco, andate a vedere anche gli altri, diciamo, i video precedenti che avevo fatto, così appunto se qualcosa è avanzato volete anche, in genere in un pacco ce ne stanno due, quindi... se neanche ne volete due, ripeto, io non mi faccio problemi, nel senso, se ne volete anche due, basta che li prenotate e io ve li metto insieme nello stesso pacco, quindi da parte mia non ci sono problemi. Quindi ripeto, i libri sono in regalo, tutto gratuito, non dovete pagarmi né il libro né la spesa di spedizione. Va bene, allora, direi di concludere qui. Ringrazio le persone che hanno ascoltato il video, spero sia stato un video utile e interessante. Sotto vi metto gli approfondimenti e i video precedenti e ringrazio le persone che hanno guardato il video, le persone che sostengono il canale mettendo anche semplicemente mi piace e le persone che lasciano commenti. Io leggo tutti i commenti molto volentieri, ecco, basta che non siano commenti dei soliti troll che purtroppo di tanto in tanto saltano fuori, però... se sono appunto commenti di persone interessate ai libri, io leggo sempre tutto molto volentieri. Va bene, allora spero che questi libri, che, ecco, che la scelta comunque dei libri che ho scelto, ecco, per questo mese, per, facciamo per il mese di agosto, spero possa essere utile e interessante, spero che appunto possiate partecipare.